meccanismo di defiscalizzazione che era stato introdotto alla fine degli anni Ottanta per andare a passare a un concetto di detrazioni legate alla famiglia. In questa scheda adesso voi vedete l'ipotesi senza nessun tipo di carico familiare, quindi vedete che cosa succede nel caso ad esempio di un lavoratore dipendente single che si trova sostanzialmente con un reddito di 25.000 euro a pagare prima 584 euro e dopo 843, quindi vedete un incremento della pressione fiscale sostanzialmente quasi irrisorio, passando da un 2,34 a un 3,38, quando invece la prima aliquota, se vi ricordate, era l'aliquota del 15%. Andando avanti, scendiamo nelle altre slide, vediamo invece che cosa succede con i carichi familiari. Provando, ecco, no, va bene anche questa qua. Un po' più in su, ci dobbiamo spostare. Scusate, ma troppo devo cercare di far stare nello schermo. Ecco, con i carichi familiari che cosa cambia? Come, questo è l'esempio di prima. Avevamo questo soggetto che oggi paga 584 euro. Domani, nell'ipotesi che lui non faccia neanche un acquisto a San Marino, quindi non faccia mai la spesa, non faccia mai il pieno, non compri mai un vestito, quindi un'ipotesi estrema, lui andrebbe a pagare 1.200 euro per un 584. Con gli acquisti del 10% ritorniamo appunto all'ipotesi di 843 euro. Nell'ipotesi che questa persona abbia due figli a carico, vedete che prima avrebbe avuto due detrazioni di 100 euro ciascuno e quindi avrebbe pagato 384 euro. Oggi arriva a zero, perché la montata delle detrazioni che abbiamo previsto sono molto più alte, sono detrazioni di 500 euro per ogni figlio a carico, per il coniuge, e in più altre detrazioni per gli altri familiari a carico, ad esempio suoceri conviventi o comunque persone che dipendono economicamente dal titolare del reddito. Questo ci ha permesso di differenziare notevolmente il caso appunto di soggetti che non avevano carichi familiari da quelli che invece li hanno. E tra l'altro San Marino, che sempre è stato un paese molto attento alla famiglia, al nucleo familiare, comunque alle politiche sociali, era in realtà un paese che in termini di detrazioni fiscali per la famiglia era forse agli ultimi posti rispetto al paragone con gli altri paesi europei. Se voi prendete l'Italia, che ha una tassazione molto più alta della nostra, comunque riconosce per i carichi familiari detrazioni alte di 600-800 euro, permette detrazioni sul coniuge, sui familiari conviventi. Altri paesi hanno il quoziente familiare. Ecco, noi abbiamo corretto questa situazione e abbiamo, forse questa slide qua, quella che spiega meglio, abbiamo sostanzialmente riequilibrato un po' la cosa. Ecco, qui abbiamo il caso, ad esempio, di una famiglia monoreddito. Immaginiamoci un caso che potrebbe essere di attualità oggi. Abbiamo adesso non so se lo vedete qua, ecco, abbiamo un genitore con un reddito magari non bassissimo, di 40.000 euro, l'altro genitore che magari in questo momento potrebbe essere, no, in mobilità a casa, finito l'ammortizzatore sociale, e due figli che non producono reddito. Oggi, in regime ordinario, questa famiglia pagava 1.900 euro di imposto. Chiaramente pagava l'imposto solo il titolare del reddito. Poteva optare per lo splitting, ma in questo caso addirittura lo splitting non era conveniente, quindi non avrebbe scelto probabilmente di fare lo splitting, perché con questo esempio veniva leggermente più alto. Con il caso invece della riforma vedete che cambia completamente la situazione. Cosa succede? Nell'ipotesi estrema che non si utilizzino le deducibilità, già automaticamente scendiamo a 1.700 euro. Come nel caso invece delle deducibilità comprese, andiamo a finire a 1.110 euro. Quindi praticamente abbiamo differenziato di quasi 1.000 euro il regime rispetto al passato. Se poi questa situazione la andiamo a mettere a confronto rispetto, provo a dare alla slide dopo, se poi la andiamo a mettere in fila, vedete che cosa succede ad esempio lungo la scala. A parità di reddito
lasciamo perdere adesso un attimo la parte sopra che è il passato, nel post riforma vedete che abbiamo che un singolo che percepisce 30.000 euro con la riforma andrà a pagare 1.400 euro, quindi 4,78. Un nucleo monoreddito, quindi che vive di quei 30.000 euro, se ha solo una moglie a carico e non ha figli, pagherà 932 euro. Con ad esempio la moglie e un figlio a carico pagherà 432 euro. Quindi siamo riusciti a trovare un sistema per redistribuire diversamente la pressione fiscale. Questo perché che cosa accadeva? Accadeva che ad esempio, io faccio sempre questo esempio, magari un ragazzo di 27-28 anni che non aveva figli e che aveva il suo primo impiego aveva lo stesso regime di tassazione magari di una famiglia agli inizi o magari di una famiglia che in quel momento aveva più persone da mantenere. Questa è una delle principali riforme sulle pressioni fisiche. Vado un po' avanti veloce perché sennò andrei avanti per ora. Per quanto riguarda invece il sistema della tassazione riservata agli altri tipologie di contribuenti, abbiamo, come diceva il segretario, il caso delle società che rimane sostanzialmente immutato, manteniamo l'aliquota del 17%, ma lavoriamo molto su degli incentivi per le imprese a favorire l'occupazione e incentivi di consolidamento, quindi incentivi volti a far sì che le imprese investano, incentivi qualificati e oggettivi, quindi al verificarsi di certe condizioni le imprese avranno diritto a queste forme di agevolazione, che non saranno più le agevolazioni del passato, le fiscalizzazioni per 10 anni o con accordi o con qualche norma ponte, ma saranno dei incentivi chiari previsti per legge che scatteranno automaticamente per quelle imprese che aumenteranno l'occupazione o faranno investimenti importanti. Per i lavoratori autonomi e le imprese individuali si applica in questa ipotesi di riforma il sistema uguale, diciamo, ai lavoratori dipendenti, con le eccezioni per gli abbattimenti legati al lavoro dipendente. E ovviamente rimane aperto il discorso adesso di queste, diciamo, modifiche che potrebbero essere concordate in questi giorni, però diciamo il sistema è il medesimo, cioè quindi è un sistema progressivo. L'altra parte che vi dicevo della riforma è molto importante è quella legata ai controlli. Noi non è che oggi abbiamo un sistema che non prevede controlli. Noi abbiamo comunque delle regole fiscali che dicono che deve essere fatto l'accertamento, che dicono che, insomma, che prevedono sanzioni, eccetera. Ma queste regole non sono efficaci perché le sanzioni sono troppo basse, perché c'è un sistema di accertamento del reddito che è troppo lungo e soprattutto perché chi fa i controlli non è quello che accerta il reddito. L'ufficio tributario, che è l'ufficio che dovrebbe essere titolare, no, di tutta la parte di controllo, è quello che in realtà fa un pezzettino del lavoro e poi ci sono delle commissioni che decidono circa l'accertamento. Invece noi abbiamo riportato tutta la parte, diciamo, di contenzioso all'ufficio tributario, che fa i controlli e prende una decisione sul contribuente, nel senso che dice: secondo me questo contribuente ha dichiarato di meno e quindi rettifico la dichiarazione. Poi il contribuente avrà la possibilità di fare valere le proprie ragioni nel contenzioso, diciamo, contro l'ufficio tributario davanti al giudice ordinario, attraverso un sistema che riteniamo più snello del passato, con soprattutto anche quelli che sono chiamati meccanismi deflattivi, cioè la possibilità per il contribuente di aderire all'accertamento dell'ufficio tributario e evitare magari ulteriori oneri fiscali. L'altra cosa importante, l'altro presidio importante, è quello delle sanzioni. Oltre ad aver rivisto sull'ammontare le sanzioni amministrative, abbiamo cercato di lavorare anche su quelle penali. Prima di tutto perché non esiste paese al mondo che non abbia dei profili penali per quanto riguarda, chiamiamola così in generale, l'evasione fiscale. Abbiamo però cercato di prendere il meglio a livello europeo.